una pergamena con, leggeremo ovviamente la motivazione che è stata data per il premio, un libro della professoressa Flavio stampato appositamente dal nostro ateneo e la strumenta che rappresenta il portale, il simbolo dell'università di Barcellona. Allora la vita è un grande viaggio. Il viaggio di Livia è stato abbastanza lungo e diffuso, raggiungendo una serie di premi, oggi quello della Magnifica Signora della Pedagogia Italiana. Come stai? È bellissimo, mi lusinga, ne sono orgogliosa, ne sono felice. È come hai detto precedentemente, è il percorso di una vita. Non si arriva a un premio così il giorno dopo che tu cominci a fare una battaglia. Io insieme al mio marito e alla mia famiglia abbiamo condotto la battaglia della vita per il recupero dei valori del nostro sud, del nostro territorio, i valori del cibo che sono valori di vita e per noi è un insegnamento pedagogico molto importante. Allora io un po' di anni fa, Pizza Gourmet con Gino Sorbillo, ci siamo visti lì nella grande dimora della cucina, ma anche dell'accoglienza e dell'ospitalità, e di questo parlavamo io e Livia, di qualità della vita attraverso gli elementi della vita, terra, acqua, fuoco e aria. Noi adesso stiamo lavorando su storia, cultura, cibo e territorio, per il cibo italiano nel mondo, ma anche quello del sud. Perché che cosa significa per noi dieta mediterranea e, scusami, anche arte del pizzaiolo? Significa stile di vita. Non si può parlare di dieta se non si parla di vita, perché non è una dieta che è restrittiva, si tratta di convivialità, si tratta di ritmi diversi, si tratta di stile di vita. Questo stile di vita che ci hanno insegnato i nostri nonni, le nostre mamme, che purtroppo con la globalizzazione sembrava che dovevamo tutti correre dentro un corridoio con cose già prefissate per noi. No, noi siamo il popolo del sud, siamo un popolo di artisti, siamo un popolo di agricoltori, di storia, di cultura e noi dobbiamo difendere tutto ciò. Il cibo ci racconta storia, cultura e attività economica di un popolo, non possiamo dimenticarlo, altrimenti siamo un popolo senza anima. Grazie a te, allora felicissimo augurio e in itinere un altro premio che ti chiederemo di essere ad Ercolano. Grazie, con orgoglio, parlavo proprio oggi di Ercolano, ci sarò, grazie. Pina Amarelli Mengano, storia, cultura, cibo e territorio. La reincontriamo ad un premio dopo la sua storia attraverso gli studi, l'insegnamento e la politica. Che cosa è per te questo premio? E direi che è il coronamento, ecco, di una serie di esperienze, di passioni, di impegni che ho avuto nella mia vita, dove abbiamo cercato sempre di dare un modesto contributo, ovviamente secondo le mie misere possibilità, ma di dare un contributo alla crescita, alla cultura in tutti i sensi, dove anche il cibo rappresenta una forma di cultura e dove poi anche l'insegnare, perché attraverso l'esempio non si insegna soltanto stando su una cattedra, ho fatto anche questo nel passato, ma si insegna molto, in particolar modo ai giovani, attraverso l'esempio, facendo vedere degli esempi positivi per lanciare un messaggio di etica del futuro, insomma che c'è un futuro per i giovani, che il futuro c'è al sud e ci sta per tutti, basta soltanto avere la preparazione giusta e forse anche un po' di fantasia. Bene Pina, tu hai parlato di cibo, io l'ho messo tra le quattro direttrici che per noi sono essenziali nella vita. Che cos'è la liquirizia per te che poi fa anche digerire? Ma la liquirizia è, sì, è una cosa molto umile, è una modesta radice, però la modesta radice, ecco, che siamo là, con l'impegno e con la fantasia siamo riusciti a portare sugli scaffali del lusso, siamo
se vai a Manhattan, nei posti più eleganti si trova la nostra liquirizia a Tokyo, e questo penso che sia veramente un orgoglio, perché vuol dire che attraverso la artigianalità, la sapienza anche ovviamente di chi collabora, perché i lavori sono tutti quanti di equipe, non si fa niente da soli nella vita, e saper portare dalla terra, proprio dal prodotto più umile della terra, saper creare un prodotto che abbia un appeal, che abbia delle qualità e che evochi delle emozioni, perché il cibo deve evocare anche delle emozioni. Noi siamo quello che mangiamo, e però non soltanto quello che mangiamo in senso materiale, ma se attraverso il cibo c'è la cultura, c'è la tradizione e si rimportano una serie di savoir-faire che risalgono proprio nel caso nostro a vari secoli fa. Però tutto proiettato nel futuro, perché poi un imprenditore, se non è sempre pronto a innovare, ovviamente non ha vita lunga. Grazie Pina, al prossimo premio ad Ercolano, che si chiama Donne all'Opera, Incontri Divini, e con te e con Livia saremo felicissimi di ospitarvi dopo il mese di maggio, penso. Grazie, felice di averti ritrovata, così sempre in gamba e molto fine. Di vedere, ecco, questo nostro piccolo modesto esempio di Livia e mio, che viene così portato in giro, e penso che sia un segnale molto importante di attenzione per quel poco che abbiamo dato, ma per quel molto che è l'onda che si sta creando. E proprio la comunicazione fa anche tanto in questo. Infatti il nostro motto è comunicare per esistere. Grazie. Sempre di tutto. Alfonso Iaccarino, 1890, grande ambasciatore della nostra Campania, della nostra Italia, ma direi anche dell'Europa. Perché donna? Donna perché secondo me è l'insieme di un progetto, di idee, di convivialità, di vivere insieme, di costruire qualcosa nel futuro, no? Perché io credo che la cosa più importante per un'impresa, per la famiglia, è guardare al domani. E la scelta della persona giusta, vivere felici, vivere sereni, il rispetto, che è la cosa più importante che ci sia, in famiglia e soprattutto nell'impresa, con chi lavora con te, con chi ti viene a trovare, con chi ti porta il benessere, il rispetto verso la tua gente, la tua terra, l'umiltà, la serietà, la professionalità, tutte queste cose. Queste motivazioni mi felicitano, perché noi ti ammiriamo da sempre, perché sei partito dalla terra per trasformare la terra sulla tavola, mantenendo tutto ciò che la terra ci offre attraverso i suoi sapori, i suoi colori. E che devo dire di più? Dici tu. Ma che devo dire? Più giro il mondo, più conosco nuove culture, nuove qualità della vita, riconosco nel mio paradiso, perché io così lo chiamo il paradiso. Questo è un paradiso terrestre, solo noi lo possiamo maltrattare, perché la natura, il Padre Eterno, ci ha dato questa situazione geografica, questa grande storia, questa grande cultura che abbiamo vissuto attraverso il passaggio di tutte le grandi razze del mondo. Tutti sono venuti da noi, cominciando dagli Etruschi, Greci, Romani, Arabi, spagnoli, francesi, svedesi, tutto il mondo è venuto qui. Significa che c'erano degli interessi, che c'era qualcosa di diverso. Forse noi oggi non riusciamo a capire questo grande valore che abbiamo avuto nel tempo. Noi siamo stati i primi in tantissime cose. Ma non oserei dire che oggi è un momento di oscurantismo, perché sarei poco obiettivo, no? Perché anche da noi nascono delle grandi teste, delle grandi menti, delle grandi aziende, dei grandi professionisti, dei grandi imprenditori. E credo che queste cose ti fanno pensare
e ti fanno guardare a creare un futuro migliore per quelli che vengono dopo di noi, per i nostri giovani, per le nostre istituzioni. È quello che posso raccomandare: un pochino più di impegno da parte di tutti, maggior rispetto per quello che ci abbiamo e soprattutto tanta onestà, che negli ultimi tempi forse è venuto un poco meno, ma diciamo che c'è troppa storia, troppa cultura per non andare avanti. Ma io sono felice perché poi io, nel rappresentare anche l'Unione Cooperativa Italiana dell'Agroalimentare d'Artesa, una società che si interessa di sviluppo, noi abbiamo utilizzato un format che dice: dobbiamo coltivare il futuro dei giovani e dei meno giovani. Ma il cibo pare che stia rappresentando appunto qualcosa di molto serio, non fosse altro che noi siamo gli unici al mondo ad avere beni materiali su questa materia del patrimonio UNESCO. Ma mi sembrava giusto perché queste cose vengono giudicate da menti superiori, da intelligenze fuori dal comune, per cui ritengo che siano finalmente ci è stato dato quello che meritavamo. Cosa dire? Dire che adesso bisogna rispettare queste cose. Io credo molto nell'agricoltura. Il futuro, io dico che il futuro è nel sud se sappiamo gestire bene le nostre cose, perché se facciamo un'analisi storica, noi abbiamo vissuto la presa delle forze migliori per portarle alla catena di montaggio. Questa catena di montaggio che io posso esprimere come un metalmeccanico che è andato a nord a lavorare, che ha laureato i figli, no? Questi figli oggi si trovano senza lavoro e per fortuna parecchi di loro stanno tornando all'origine, si stanno riscoprendo un poco i vecchi paesi dell'Appennino meridionale, e questo, se si riesce a mettere insieme tutti questi valori, queste nuove professionalità, secondo me il futuro è nostro, però bisogna saperlo gestire con intelligenza senza commettere errori. L'intelligenza, dove il mondo sta cambiando stranamente, ma si sta andando verso la qualità, perché finora noi siamo stati un po' vittime del prodotto alimentare delle multinazionali. Per fortuna c'è una grossa presa di coscienza negli ultimi tempi, questo significa tanti posti di lavoro, tante nuove attività, perché io devo dire, sono orgoglioso che ogni giorno a casa mia arriva qualcuno con un prodotto da farmi assaggiare, con un nuovo tipo di allevamento, però salvaguardiamo sempre la genuinità, il rispetto per il territorio dove viene prodotto, con quelle caratteristiche che si sono perse nel tempo. Faccio un esempio banalissimo: oggi siamo abituati a mangiare due mele, una bianca e una rossa. In campagna c'erano 50 varietà di mele. Ebbene, mettiamoci alla scoperta: questa è la mela, ma prodotti come la mela ce ne sono centinaia. Quindi io credo, e ho dato tutto il mio impegno personale, tutto me stesso, per il recupero di questi grandi valori, ma io sono convinto che il tempo ci darà ragione. Detto da te, noi siamo fiduciosi. Ti ringrazio, però un'ultima chiosa vorrei da te, perché io noto che comunque di questo che è nato nel mondo ne parliamo noi. Altre regioni non vedo che parlano di dieta mediterranea, che poi è il cibo. Allora perché? Perché? Dovrei dire tante cose che sarebbero la mia distruzione, purtroppo. Già ho subito e ho pagato per aver detto delle cose. Comunque il futuro è questo qua, è inevitabile, perché vogliamo vivere bene e dobbiamo andare in quella direzione. Se non lo facciamo è peggio per noi. Basta andare nei paesi più civili, più moderni di noi, passeggiare per le strade, vivere quell'obesità che non è stata mai la nostra e che è arrivata negli ultimi anni pure da noi. Perché? È perché purtroppo siamo vittima di quel sistema, di quel modo di distribuire il cibo. Io sono orgoglioso con me stesso e la notte dormo sonni tranquilli, perché a tante opere di bene che ultimamente si stanno facendo, anche che non danno i risultati giusti, però io ho lavorato moltissimo per la salute della gente, sto cercando di mandare questo messaggio,
mangiare bene non significa le cose che costano, ma le cose, le umili che abbiamo sempre mangiato, che ci hanno dato quella gioia, quel modo di essere diversi dagli altri. Noi del sud siamo diversi e purtroppo a volte non si capisce questo modo di vita e di vivere, che poi col tempo si dimostrerà che è quella che è la migliore. E allora concludo con quello che tu hai pensato di dire, e magari lo dico io: che bello il pane cafone con il pomodorino del Vesuvio anche come colazione. Ma senza mai mancare un filo d'olio extravergine, non lo dimenticare. E non c'è bisogno di sale, perché c'è tutto il sale della sapienza e della tradizione in queste cose. Grazie Alfonso. La prima ad essere premiata, Lidia Adario Iaccarino. Benvenuta, premiata dalla professoressa Margherita Musello. Iaccarino, coordinatore del Boutique Hotel Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, Massa Lubrense. L'attività professionale e imprenditoriale di Lidia Iaccarino si caratterizza per la sua originalità e peculiarità. Da anni profonde il suo impegno nel campo dell'enogastronomia, della formazione, valorizzazione e divulgazione dell'identità culturale meridionale e mediterranea. Impegno declinato anche sul versante della ricerca, come membro del comitato scientifico del Mediate Research e del dottorato di ricerca in identità e pratiche di distinzione sociale. Grazie a Lidia Adario Iaccarino che sceglie il libro e la spilla. Prego. Sono felice, sono orgogliosa di ricevere questo premio in questa università, dove qualche anno fa sono approdata e invitata dal magnifico rettore e da Elisabetta More e Marino Niola a far parte di questo comitato, di far parte di questa squadra del MedEat Research. E io quando sono entrata in questa università mi sono sentita invasa da un alone speciale. E qui c'è tanta passione, in questa università ci sono progetti di vita, ci sono sogni da rincorrere e questo è bellissimo. Sono quei sogni che io, mio marito, la mia famiglia abbiamo rincorso da sempre, perché quando abbiamo iniziato tutti ci hanno dato della pura follia quello che stavamo facendo, ma noi volevamo dare vita, dignità, recupero di una storia antica, quella che del nostro sud, quella dei nostri prodotti, quella della nostra terra, della nostra civiltà, della nostra storia. Grazie. E concludiamo il premio e l'ultima sezione chiamando l'ultima premiata, cavalier Pina Mengano Amarelli. Benvenuta, premiata anch'essa dal professor Lucio D'Alessandro. Riceve la pergamena Pina Mengano Amarelli, è presidente dell'azienda Amarelli, che conosciamo tutti, di Rossano Calabro. Insignita dal Presidente della Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, Pina Mengano Amarelli rappresenta un esempio della profonda unità tra la cultura umanistica e quella imprenditoriale, che ha caratterizzato la più nobile tradizione meridionale. Stimata studiosa e docente di diritto, si è impegnata nella guida dell'antica azienda di Rossano Calabro, che dal 1731, data della sua fondazione, ha raggiunto fama e prestigio mondiale, valorizzando con amore e sapienza la liquirizia calabra, ritenuta dall'Enciclopedia Britannica la migliore al mondo.
E sono veramente poi, ecco, particolarmente toccata dal premio, dal titolo che ha questo premio, intitolato Una donna che io ho avuto occasione di conoscere negli anni, quando ovviamente anche io ho una notevole età, e quando noi donne ci affacciavamo al mondo del lavoro. Io parlo della fine degli anni 60, cioè eravamo appena nel 68 e subito dopo, anche io ero assistente universitaria, cosa poi dopo ho cambiato mestiere, e dove la Eliana Elisa Felder era un faro, perché era una di quelle donne che non facevano le femministe, allora era di moda fare le femministe, essere di rottura, invece no, era costruttiva in tutte le sue cose, anche quando c'erano interventi da fare. Cioè noi eravamo donne che volevamo, io con le mie modeste capacità, lei con le sue immense doti di grande donna, oltre che di professoressa, cercavamo di far vedere le donne che cosa erano capaci di fare, con la competenza, con la passione. Forse.